熟者め。Sviluppato dall'esperto studio giapponese From Software, autore tra gli altri di Armored Core, Ninja Blade è un gioco d'azione basato sui Quick Time Event. Come in God of War, infatti, il giocatore deve agire sul tasto giusto nel momento giusto. Sono due le componenti principali di Ninja Blade: i combattimenti con gli infetti che stanno conquistando Tokyo e le sequenze predeterminate ad alto contenuto spettacolare e a velocità decisamente sostenuta, in cui occorre premere il tasto suggerito a schermo nell'attimo giusto. Whoa, Andy, are you reading this? It's a level 4 area. Be careful, man. I'm always careful. Remember Sumatra? Man, Sumatra was a tea party, man. Ninja Blade è quasi totalmente ambientato in una Tokyo futuristica. Il protagonista Ken Ogawa compie ogni tipo di evoluzione tra i tetti dei grattacieli di Tokyo, il che consente ai giocatori di gustare un'atmosfera notturna originale e convintamente giapponese, in una città che si mostra per le sue mille luci e per il suo skyline composto da un numero imprecisato di palazzi. La Tokyo ricostruita dal team From Software, benché non esplorabile come accade nei giochi free roaming, è enorme e sempre presente in tutte le sequenze di azione del gioco, quasi a diventare il vero protagonista. I combattimenti sono basati sulle combo e dipendono fortemente dal tipo di mostri che si affronta e dalle armi impiegate. Ken può impiegare tutta una serie di mosse che dipendono dal tipo di arma che sta utilizzando. Più efficienti sono le combo realizzate e più cicloni di sangue verranno lasciati cadere dai nemici uccisi. I cicloni di sangue consentono di migliorare le armi rendendole via via sempre più potenti, con ripercussioni anche sulla loro forma. In Ninja Blade ci sono tre armi principali: la lama ammazza demoni, la spada schianta rocce e le lame gemelle falco. La singola lama consente di avere un equilibrio tra velocità e forza. Occorre usarla con nemici di medie dimensioni, che non siano troppo rapidi nei movimenti e che non siano in grande numero. La spada schiantarocce è utile contro i boss di grandi dimensioni, con i quali capita di combattere molto frequentemente in Ninja Blade. Infine, le due lame gemelle falco consentono elevatissima velocità di azione e sono indispensabili per fronteggiare tanti nemici contemporaneamente che si muovono con rapidità. I combattimenti con i boss sono molto frequenti e non sono necessariamente vincolati alle parti conclusive dei livelli. I boss sono quasi sempre di enormi dimensioni e sono costituiti da un numero molto elevato di poligoni. Per ogni mostro occorre individuare i suoi punti deboli e capire che strategia di attacco impiegare. Molti mostri evocano altre creature a loro difesa, per cui occorre capire su quale minaccia concentrare principalmente gli attacchi. L'elemento cardine di questi combattimenti riguarda le sporse ai nostri attacchi da parte del mostro di turno. In questi frangenti occorre essere pronti e sfruttare al massimo il momento favorevole, magari rallentando il tempo con l'ausilio della vista ninja. Altra arma a disposizione di Ken è il ninjutsu, che prende nome da un insieme di metodi di spionaggio e strategia utilizzati sin dal Medioevo in Giappone. Il ninjutsu è un'arma a distanza che è disponibile in varie versioni: ciclone, fiamma, fulmine. Oltre a provocare danni, può servire per altri scopi. Ad esempio, il ninjutsu ciclone spegne le fiamme che ostruiscono il passaggio o le fiamme evocate dai boss per proteggersi. Anche i vari ninjutsu possono essere migliorati impiegando i punti lasciati cadere dagli avversari, in modo da avere nuove mosse e più efficienza. C'è anche una componente da platformer. Ken può aggrapparsi alle sporgenze, correre sui muri, balzare da un muro all'altro. Spesso occorre seguire queste evoluzioni con rapidità perché inseguiti da mostri o perché magari il livello di gioco si sta distruggendo.
La parte più spettacolare di Ninja Blade resta quella relativa alle sequenze cinematiche in cui al giocatore viene suggerito un tasto da premere in corrispondenza di un evento. Se si preme il tasto giusto nel momento indicato si porta avanti la sequenza, se si sbaglia si ritorna indietro nel tempo per qualche secondo fino all'ultima azione corretta eseguita. Sono sequenze per certi versi assurde, ma anche coinvolgenti e spettacolari perché insistite anche per diversi minuti e ben realizzate come design e come animazioni. Ninja Blade si rivela una piacevole sorpresa perché spettacolare e offre un design accattivante di ambientazioni e personaggi. Il gioco d'altra parte è estremamente lineare perché lascia al giocatore la sola libertà di agire per tempo sui tasti visualizzati a schermo. Ninja Blade inoltre è composto da 9 livelli di gioco che richiedono circa un'ora per essere portati a compimento, il che non contribuisce ad aumentare la longevità. È assente infatti anche la componente multiplayer. L'action di From Software va certamente consigliato agli appassionati del genere, che magari hanno apprezzato giochi come Devil May Cry e God of War, ma chi è abituato a prodotti di maggiore spessore strategico potrebbe rimanere deluso. Il rilascio è previsto il prossimo 3 aprile solo su Xbox 360. Ninja Blade è prodotto da Microsoft.